finalmente siamo partiti. Alle mie spalle c'è San Nicola. Volevo fare gasolio ieri, ma non ce l'ho fatta. Stamattina era ancora chiuso, poi vediamo se c'è qualcosa a Cefalù. Qua c'è un pochissimo vento, una fastidiosissima onda lunga, così stiamo salutando San Nicola in questo modo. Un collega da vela e motore, perché il vento non ce n'è completamente, un po' per stabilizzare. Tra un'ora e mezza dovrei stare a Cefalù. Mi fermo un attimo a fare gasolio, che non potevo farlo ieri, che mi scocciava sia di sormeggiare per andare al distributore, e pure mi veniva troppo pesante portare un bidone di almeno 20 litri al distributore, fare tutto il giro del porto e tornare. Mi fermo un attimo a Cefalù, faccio un po' di gasolio e poi proseguo. Sì, a Cefalù. La luce non è delle migliori, ma insomma, credetemi, è Cefalù questa. Qua c'è, qualcuno si diverte a volare sul mare. E si diverte in una location che è oggettivamente manca anche il respiro. Vedete lì c'è il faro, e sotto il faro abita una mia sorellina. Mi piacerebbe tanto stare un po' con lei, però vado veramente di corsa, tempo di fare gasolio e poi continuo. Per entrare nel porto di Presidiana, che è il porto nuovo, diciamo così, oramai praticamente l'unico di Cefalù, è protetto da un molo di sottoflutto tradizionale, mentre il resto, come vedete, è una conca naturale, un porto naturale. Non è un porto molto sicuro, perché quando entra mare da Levante fa danno, e ne ha fatto danno. Lasciato al Cefalù dopo aver fatto gasolio, mezz'ora aspettare in coda, che c'erano certe bestie che mettevano 3.000 litri di gasolio, ma io ne ho messi 60, e con questo ci faccio il giro del mondo. E ora siamo in rotta verso Kindari. Se non mi stanco troppo dovremmo arrivare lì tra le 11 e mezzanotte. E qua il vento mi ha bollato completamente, siamo sotto 5 nodi, poi vado a motore e fra poco guiderò anche il Genoa. Insomma, si arranca, c'è sempre un po' di onda lunga. E io qua sono al largo, al traverso di Sant'Agata. Tra un'oretta e mezza così dovrei essere al traverso di Capo d'Orlando. C'è un nuovo porto, una nuova marina, e lì c'è un amico, Raffaele, che mi aspettava, ma insomma, proseguo, perché arrancando così non prima delle 11 di sera riuscirò a buttare l'ancora a Tindari, anche perché io già domani dovrei essere a Messina. In cambio questa onda lunga mi ha fatto venire fame, ho preso un paio di cornetti, insomma, non erano granché. Allora mi è venuta voglia di fagioli, infatti in quella pentola a pressione, che vedete si muove all'unisono con la barca, sono dei fagioli, in un'ora dovrebbero essere pronti. E li ho fatti abbondanti, in modo che ho anche da mangiare per domani a pranzo, prima di arrivare a Messina, dove dovrei arrivare più o meno a metà pomeriggio. E siamo arrivati a Capo d'Orlando, sono le 7 di sera, e fra, diciamo, poco dopo le 11, tra le 11 e le 11 e mezza, proprio di mezzanotte, dovrei essere all'ancora a Tindari. Qua il sole fra poco tramonterà. È stata una bella cavalcata. Ho perso un'ora per fare gasolio a Cefalù,
avrei potuto farlo prima di partire, ma era un po' complicato. Oh, vabbè, insomma, in fondo arrivare alle 10 di sera o alle 11 o mezzanotte non è che cambi poi tanto. Questo è il, ancora non siamo al tramonto, ma quasi. Comunque questi colori, queste luci mi fanno stare bene. Non è che in barca io non abbia più i miei malanni, ma non ci penso. Per questo sono sempre grato al mare, alla piccola e paziente Horus. E questa è il Capo d'Orlando. Da un anno, due anni c'è un nuovo marina e mi dicono essere molto bello. C'è un amico, Raffaele, per ora che è lì e rimarrà là fino a venerdì, mi ha detto di passare, ma oggettivamente non ho il tempo, perché se mi fermo ancora qui veramente arrivo davvero tardi a Tinder, e non sarebbe nemmeno questo il problema, che domattina mi devo alzare presto, perché nel primo pomeriggio vorrei essere già a Messina. Intanto ho preparato la cena. Come antipasto sono fagioli, come primo pasta e fagioli, e poi se nonno arriva del pesce, come vedete la canna c'è, io ci sto provando, però insomma con scarsissimi risultati. Se il mare non mi dà il secondo, come dessert faremo fagioli senza pasta. Poi un caffèuccio, ma lo prendo, tanto a me il caffè non mi sveglia al mattino e mi fa dormire la notte, diciamo che sono non fa molto effetto. E un bicchiere di limoncello che mi ha portato ieri Velia. E comunque questa prima giornata, che dovrebbe essere alla fine della corsa, un'ottantina di miglia, l'ho fatta. Non è che siano molte, ma per me sono molte, perché io non, di fatto era da un anno che non navigavo, se non in qualche barca di amici, comunque per brevi tratti. Insomma, bisogna sempre alzare l'asticella. Godiamoci questo tramonto. È tramontato, ora accendiamo le luci di via e comincia una piccola parte di notte della premiata ditta Horus e Giovanni. Fra 3 ore, diciamo poco prima delle 11 di sera, dovremmo essere attorno alle 11, non messerò all'ancora davanti ai laghetti di Tindari. E poi domani mattina caffèuccio e via per Messina. È oggettivamente molto molto scuro, non c'è luna, è qua pieno di pescatori, di reti, e comunque arriveremo fra un'ora e 50 minuti, più o meno dovremmo essere all'ancora, sistemo un po' la barca. C'è proprio veramente molto poco, e poi a nanna, che stanotte ho dormito in tutto un paio d'ore, quindi se vado a letto verso mezzanotte posso svegliarmi ben riposato verso le 6, tempo di fare un bagnetto, la colazione, e poi verso le 7, 7 e mezza massimo partire per Messina.